stato veramente un progetto importante. Quando poi mi sono trovato, diciamo così, è chiaro che una persona passa tante fasi nella propria vita e sono arrivato in quella fase in cui, quando mi sono trovato in ospedale e il medico mi ha detto se lei veniva un'ora dopo era morto, quando si sente dire una frase del genere, qualche rotellina dentro comincia a macinare la farina in un altro modo. Ed è stato lì che mi sono detto, ma oggi avrei potuto essere morto, ma non lo sono. E quanto tempo devo ancora rimandare, per quanto tempo devo ancora rimandare determinate cose nella vita, tra le quali una di queste era proprio la sinfonia. Non so anche assolutamente come giudicherei la mia musica se non fosse la mia. Questo non ho per idea, cioè come giudicherei se sentissi la mia sinfonia ma fosse stata scritta da un altro. Non ho idea di quale È potrebbe essere la mia difficile. reazione. Non so se direi che bella, oppure se troverei da ridire su mille punti. È molto difficile. So che questa musica qualche cosa comunica, perché non è possibile altrimenti che così tante persone in contesti così diversi tra di loro abbiano. Parere tanto coincidenti, no? Esatto, quindi qualche cosa ci sarà pure che parla sia ai direttori che ai musicisti che Chiaro, al pubblico. pubblico. A me ha fatto impressione quando sono stato in Giappone perché c'è stata una vera ovazione da parte del pubblico e il presidente dell'associazione delle bande giapponesi mi ha detto proprio testualmente, dice, i giapponesi non gridano, era quasi spaventato e io ho visto delle persone in lacrime proprio. Ci sono state delle cose strane, quasi da barzelletta in fondo. Un signore dopo l'esecuzione a Madrid è venuto e si è inginocchiato davanti a me, addirittura, Davvero. sì, come se fossi un santone, no? Ci sono delle cose, sono degli aneddoti, però sì, sicuramente questo progetto, diciamo che è stato nel mio cassetto per così tanti anni senza poi mai veramente uscirne. Quanto è stato nel tuo cassetto? Vent'anni. In questa sinfonia che ho sentito con piacere quando l'avete suonata a Lugano, no? A me, a maggio dell'anno scorso, è possibile dire che in 20 anni essa un pochettino racchiuda un po' tutto il tuo percorso compositivo, perché si sentono veramente dei timbri del periodo dei mosaici bizantini, ad esempio, no? Ricordano un po' quelle nuance, e invece poi c'è un tocco più recente del Cesarini di oggi. È una sintesi, ecco, si può dire questo o no? Non lo so. Diciamo che la vicinanza con i mosaici è anche dovuta al fatto che ho usato lo stesso tipo di materiale, il materiale di base è il canto gregoriano, di conseguenza poi evidentemente c'erano delle ragioni per cui ho cercato certe sonorità con quel pezzo già tanti anni fa,
E quindi, bene o male, se quelle sonorità mi piacevano, faceva parte, sì, della mia, delle cose che mi piace scrivere, diciamo così. Devo dire che il finale della sinfonia è, bene o male, anche molto strettamente collegato col finale dei Mosaici Bizantini. L'ho, praticamente ho riscritto come avrei voluto che fosse quel pezzo lì, a distanza di 20 anni, e direi che la seconda versione è più riuscita della prima. E naturalmente tutta il processo che ha portato sia alla composizione che poi alla prima esecuzione in Spagna, a Bilbao, che è stata una grandissima emozione, di conseguenza questo sicuramente è stato un progetto che mi ha dato una grandissima gratificazione, e uno dei più importanti sicuramente, se non il più importante dal punto di vista musicale nella mia vita. Poi speriamo che ce ne siano altri, poi questo si vedrà.